Come non ha vinto la destra, ha vinto il partito del non voto, che è un partito rispettabile. Oggi non votare significa esprimere una preferenza. Prima sentivo Calenda dire la Meloni prende il 30%, ha preso il 27% del 63% di coloro che è andato al voto. Nel 1979, l'anno dopo la mia nascita, alle politiche votò il 90,95% degli aventi diritto. L'anno scorso, anzi pochi mesi fa, tra l'altro durante una guerra e subito dopo una pandemia, ha votato il 63% degli aventi diritto. Quando vota il 37% degli italiani, non è democratico. È un'oligarchia che si tiene ancora in piedi con una parte di cittadini, alcuni anche interessati, altri che non comprendono, non chi votare, ma non comprendono il pericolo di tale oligarchia. E per me, ascoltando Bersani, che rispetto, è una persona per bene e che ci prova perché crede ovviamente in quel che dice, io ho la sensazione che se Calenda, Renzi, il Movimento 5 Stelle, il PD si unissero, non credo che, non lo so, le percentuali potrebbero essere maggiori di quelle che sono state ottenute.